guardandosi attorno, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nelle cassette del tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava 2 monetine. Allora disse: «In verità vi dico, questa vedova, povera com'è, ha offerto più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno dato come offerta parte del loro superfluo. Questa donna, invece, ha dato, nella sua miseria, tutto il necessario per vivere». Siccome alcuni parlavano del tempio e dicevano che era molto bello per le pietre e per i doni votivi che lo adornavano, egli disse: «Verranno giorni in cui tutto quello che ammirate sarà distrutto e non rimarrà pietra su pietra». Ora lo interrogavano: «Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi?» Gesù rispose: «Fate attenzione a non essere ingannati, perché molti verranno e si presenteranno con il mio nome dicendo: sono io e il tempo è vicino. Voi però non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non abbiate paura. Devono infatti succedere prima queste cose, ma non significa che subito dopo ci sarà la fine». Allora diceva loro: «Un popolo si solleverà contro un altro popolo e un regno contro un altro regno. Ci saranno dappertutto terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fenomeni spaventosi e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto ciò, vi prenderanno con violenza e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai loro re e ai loro governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione di dare testimonianza. Ritenete per sicuro che non vi dovete preoccupare di quello che direte per difendervi. Io stesso vi darò linguaggio e sapienza, così che i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete consegnati persino dai genitori e dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e molti di voi saranno uccisi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Eppure, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, ricordate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano sui monti, quelli che si trovano in città se ne allontanino, e quelli che sono in campagna non tornino in città, poiché questi sono giorni di vendetta, affinché si compia tutto ciò che è stato scritto. Guai alle donne incinte e a quelle che allattano in quei giorni. Vi sarà infatti grande tribolazione nel paese e ira contro questo popolo. E cadranno a fil di spada e saranno portati via come schiavi tra tutti i popoli. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché saranno compiuti i tempi dei pagani. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in preda allo smarrimento per il fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno per il timore e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Infatti, le forze dei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube con grande potenza e splendore. Quando queste cose cominceranno ad accadere, drizzatevi e alzate la testa, perché la vostra liberazione è vicina». Poi disse loro una parabola: «Guardate l'albero del fico e tutti gli altri alberi. Quando vedete che cominciano a germogliare, voi capite che l'estate è ormai vicina. Così pure, quando vedrete compiersi queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. State bene attenti che i vostri cuori non si intontiscano in dissipazioni, ubriachezze e preoccupazioni materiali, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso.
Come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che popolano la faccia della terra. Vegliate e pregate in ogni momento per avere la forza di sfuggire a tutti questi mali che stanno per accadere e per comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno insegnava nel Tempio, di notte usciva e se ne stava all'aperto sul Monte degli Ulivi. Ma già di buon mattino tutto il popolo andava nel Tempio per ascoltarlo. Si avvicinava la festa degli azimi, detta anche Pasqua, e i capi dei sacerdoti e i dottori della legge cercavano come sopprimerlo. Però temevano il popolo. Satana allora entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12. Ed egli andò a mettersi d'accordo con i capi dei sacerdoti e i capi della guardia sul modo di consegnare Gesù nelle loro mani. Essi ne furono contenti e convennero di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo loro senza che il popolo se ne accorgesse. Venne poi il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli domandarono: «Dove vuoi che prepariamo?» Egli rispose: «Quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Poi direte al padrone di casa: «Il maestro ti dice: dov'è la sala in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli vi mostrerà una grande sala al piano superiore, arredata con divani. Là preparate». Essi andarono e trovarono tutto come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. E quando venne l'ora, prese posto a tavola e con lui anche gli apostoli. E disse: «Ho desiderato grandemente mangiare questa Pasqua con voi prima di patire, perché, vi dico, che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, poiché vi dico che da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non sia venuto il regno di Dio». Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, alla fine della cena, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla mensa. Poiché il Figlio dell'uomo parte, come è stato decretato, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito». Allora essi cominciarono a chiedersi chi di essi avrebbe fatto una cosa simile. E tra loro sorse anche una discussione. Chi di essi doveva essere considerato il più grande? Egli disse loro: «I re governano sui loro popoli, e quelli che hanno il potere su di essi si fanno chiamare benefattori. Voi però non agite così. Ma chi tra voi è il più grande, diventi come il più piccolo, e chi governa, diventi come quello che serve. Chi è infatti più grande? Chi siede a tavola o chi sta a servire? Non è forse chi siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve. Voi siete quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. Ora io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno. E siederete sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele». «Simone, Simone, ascolta. Satana ha ottenuto il permesso di passarvi al vaglio come il grano, ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede. E tu,
Quando sarai tornato, conferma i tuoi fratelli. Pietro allora gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione ed anche alla morte. Gesù gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi non canterai il gallo prima che tu per 3 volte abbia dichiarato di non conoscermi. Poi disse loro: Quando vi mandai senza borsa, senza bisaccia e senza sandali, vi è mancato qualcosa? Essi risposero: Nulla. Allora egli disse: Ora però chi ha una borsa la prenda, e così anche la bisaccia, e chi non ha una spada venda il mantello e se ne compri una. Vi dico infatti che deve compiersi in me ciò che è scritto: è stato messo nel numero dei malfattori. Infatti ciò che mi riguarda volge al suo compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli rispose: Basta. Uscito, se ne andò, secondo il suo solito, al Monte degli Ulivi. Lo seguirono anche i discepoli. Quando giunse sul luogo, disse loro: Pregate per non cadere in tentazione. Poi si allontanò da loro alcuni passi e, inginocchiatosi, pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo, e, entrato in agonia, pregava più intensamente. E il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, alzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò addormentati a motivo della tristezza. Disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non cadere in tentazione. Mentre egli ancora parlava, ecco, giunse una folla di gente. Li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei 12. Si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Quelli che erano con lui, appena si accorsero di quello che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo usare la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: Smettete, basta così. E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Disse poi Gesù ai gran sacerdoti, agli ufficiali del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: Siete usciti con spade e bastoni come contro un delinquente. Eppure ogni giorno io stavo con voi nel tempio e non mi avete mai arrestato. Ma questa è l'ora vostra e la potenza delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Pietro intanto lo seguiva da lontano. In mezzo al cortile era acceso un fuoco. Molti vi stavano seduti attorno e Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto vicino al fuoco e, fissandolo, disse: Anche quest'uomo stava con lui. Ma egli negò dicendo: Donna, non lo conosco. Poco dopo un altro, vedendolo, disse: Anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: No, non lo sono. Dopo circa un'ora, un altro insisté dicendo: È vero, anche questi era con lui, infatti è un Galileo. Ma Pietro disse: O uomo, non so quello che dici. In quell'istante, mentre Pietro parlava ancora, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore, il quale gli aveva detto: Oggi, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Intanto, gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo percuotevano. Gli bendavano gli occhi e gli domandavano:
Indovina, chi ti ha colpito? E dicevano contro di lui molte altre cose, bestemmiando. Appena fu giorno, si riunirono i capi del popolo insieme ai sommi sacerdoti e ai dottori della legge. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Gesù rispose: «Anche se ve lo dico, voi non mi crederete. Se invece vi interrogo, voi non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti domandarono: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?» Egli rispose loro: «Voi dite che io lo sono». Essi conclusero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua bocca». Tutta quell'assemblea si alzò e lo condussero davanti a Pilato. Là cominciarono ad accusarlo. «Quest'uomo l'abbiamo trovato mentre sobillava la nostra gente, proibiva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re». Allora Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Egli rispose: «Tu lo dici». Pilato si rivolse ai sommi sacerdoti e alla folla e disse: «Non trovo nessun motivo di condanna in quest'uomo». Ma quelli insistevano: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui». Quando Pilato udì ciò, domandò se quell'uomo fosse Galileo, e venuto a sapere che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo fece condurre da Erode, che proprio in quei giorni si trovava a Gerusalemme. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. Lo interrogò con insistenza, ma Gesù non rispose nulla. Intanto, i sommi sacerdoti e i dottori della legge, che erano presenti, insistevano nell'accusarlo. Erode, insieme ai suoi soldati, lo schernì. Gli mise addosso una veste bianca e lo rimandò a Pilato. Erode e Pilato, che prima erano nemici, da quel giorno diventarono amici. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete presentato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ebbene, l'ho esaminato alla vostra presenza, ma non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, perché ce l'ha rimandato. Dunque, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo fatto frustare, lo lascerò libero». Per la festa di Pasqua era necessario che egli mettesse loro in libertà qualcuno. Tutti insieme si misero a gridare: «A morte costui! Vogliamo libero Barabba!» Questi era stato messo in prigione per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato si rivolse di nuovo a loro con il proposito di liberare Gesù, ma essi gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nessuna colpa che meriti la morte. Perciò lo farò frustare e poi lo lascerò libero». Ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida si facevano sempre più forti. Pilato allora decretò che fosse eseguita la loro richiesta. Rilasciò quello che era stato messo in prigione per sommossa e omicidio e che quelli richiedevano, ma consegnò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi. Gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e piangevano per lui. Gesù allora si voltò verso di loro e disse: «Figlie di Gerusalemme,
non piangete per me. Piangete piuttosto per voi stesse e per i vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e quelle che non hanno mai generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora la gente comincerà a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: ricopriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che ne sarà del legno secco? Insieme a lui venivano condotti a morte anche due delinquenti. Quando giunsero sul posto, detto luogo del cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Intanto, spartendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a guardare. I capi del popolo invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo schernivano. Si accostavano a lui per dargli dell'aceto e gli dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo c'era anche una scritta: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori che erano stati crocifissi lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava: non hai proprio nessun timore di Dio, tu che stai subendo la stessa condanna? Noi giustamente, perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni. Lui invece non ha fatto nulla di male. Poi aggiunse: Gesù, ricordati di me quando andrai nel tuo regno. Gesù gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Era quasi l'ora sesta, quando si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona, essendosi eclissato il sole. Il velo del tempio si squarciò a metà, e Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Detto questo, spirò. Il centurione, vedendo l'accaduto, glorificava Dio. Certamente quest'uomo era giusto. Anche tutti quelli che erano convenuti per questo spettacolo, davanti a questi fatti, se ne tornarono a casa battendosi il petto. Tutti i suoi amici e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea se ne stavano lontano, osservando tutto ciò che accadeva. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, uomo giusto e buono, che non si era associato alla loro deliberazione e alla loro azione. Era nativo di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove non era stato posto ancora nessuno. Era la vigilia di Pasqua e già cominciava a sorgere il sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguirono Giuseppe e videro il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi se ne tornarono a casa per preparare aromi e unguenti. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come prescrive la legge. Il primo giorno della settimana, di buon mattino, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata rimossa, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Se ne stavano lì senza sapere che cosa fare, quando apparvero loro due uomini con vesti splendenti. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma i due uomini dissero loro: «Perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi ha parlato quando era ancora in Galilea,
quando diceva che era necessario che il Figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e il terzo giorno risuscitasse. E si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, raccontarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre donne che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Ma queste parole parvero ad essi come un'allucinazione e non credettero alle donne. Pietro, però, alzatosi, corse al sepolcro. Guardò dentro e vide solo le bende, e se ne tornò indietro meravigliato di quanto era avvenuto. In quel medesimo giorno, due dei discepoli si trovavano in cammino verso un villaggio, detto Emmaus, distante circa 7 miglia da Gerusalemme, e discorrevano fra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo?» Si fermarono tristi. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Il caso di Gesù, il Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i gran sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato perché fosse condannato a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui quello che avrebbe liberato Israele. Ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti. Tuttavia alcune donne tra noi ci hanno sconvolti. Esse si sono recate di buon mattino al sepolcro, ma non hanno trovato il suo corpo. Sono tornate a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora egli disse loro: «O stolti e tardi di cuore a credere a quello che hanno detto i profeti! Non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le scritture. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece finta di proseguire. Ma essi lo costrinsero a fermarsi, dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera ed il sole ormai tramonta». Egli entrò per rimanere con loro. Ora avvenne che, mentre si trovava a tavola con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Ma egli disparve ai loro sguardi. Si dissero allora l'un l'altro: «Non ardeva forse il nostro cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le scritture?» Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme, dove trovarono gli undici riuniti e quelli che erano con loro. Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Ed essi raccontarono ciò che era accaduto lungo il cammino e come l'avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Mentre parlavano di queste cose, Gesù stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nei vostri cuori? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi ed osservate. Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho». E mentre diceva queste cose, mostrava loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non riuscivano a crederci ed erano pieni di stupore, egli disse loro: «Avete qualcosa da mangiare?» Gli diedero un po' di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse:
Era proprio questo che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si adempia tutto ciò che di me sta scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture ed aggiunse: così sta scritto. Il Cristo doveva patire e il terzo giorno risuscitare dai morti. Nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Voi sarete testimoni di tutto questo, cominciando da Gerusalemme. Ed ecco che io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Voi però restate in città fino a quando non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani, li benedì. Mentre li benediceva, si separò da loro e veniva portato nel cielo. Essi, dopo averlo adorato, se ne tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando e ringraziando Dio.